Alla nostra cooperativa piace storicamente sempre più cercare di dare risposte ai bisogni emergenti che intercettiamo lavorando sul nostro territorio attraverso progetti innovativi come questo. In questo caso in particolare la collaborazione con l'associazione Genia, di cui comunque Labirinto è socio fondatore, ha portato a portare a Pesaro l'apertura di questo importante polo per la comunicazione aumentativa alternativa, che è una modalità innovativa ed alternativa per dare a ragazzi con alcune disabilità un miglioramento nella loro capacità di comunicare. Comunicazione aumentativa alternativa, quali sono i percorsi che andrete ad applicare e gli strumenti che utilizzerete? Allora, innanzitutto tutto partirà dal bisogno personale e specifico del bambino, quindi verrà fatta una valutazione sul bambino e in base alla necessità che si riscontrerà si partirà con un percorso personalizzato, quindi definire in maniera specifica un unico strumento è quasi impossibile perché tutto verrà personalizzato sul singolo bambino. Noi ci occuperemo della fascia evolutiva, quindi fino ai 18 anni per il momento. La tecnologia è molto di supporto e di aiuto perché inizialmente gli strumenti erano solo strumenti cartacei, quindi delle tabelle dove venivano inseriti dei simboli in base al sistema simbolico scelto per il bambino, ma solo cartacee. La tecnologia ci aiuta perché ora ci sono molti più programmi rispetto a 10-20 anni fa e quindi vengono scelti dei programmi e possono essere inseriti anche all'interno di tablet. È un servizio che si svilupperà in che area della città? Avrà una sede fisica perché è collocato presso la sede di Labirinti Magici, già il nostro poliambulatorio specialistico per l'età evolutiva in via degli Abeti a Pesaro, ma naturalmente gli appuntamenti si possono prendere da parte al momento di tutti i cittadini residenti nei comuni dell'ambito sociale di Pesaro. È una giornata molto importante, quella che festeggiamo oggi ufficialmente con la nascita del Polo, e perché sono realtà che ci sono nelle grandi città, oggi ci sono anche da noi. È un percorso che nasce da lontano, dalla grinta, la volontà di associazioni, penso a Genia o a Labirinto, che hanno trovato sul nostro territorio, diciamo, la parte amministrativa e pubblica sensibile, e insieme siamo riusciti a chiudere questo percorso che porta alla nascita del Polo, e adesso ci aspetta la sfida di quello che sarà lo sviluppo delle progettualità che il Polo ci porterà. Il percorso di presa in carico di un ragazzo che si affaccia a questa metodologia educativa è piuttosto impegnativo, richiede molte ore di lavoro di professioniste specializzate. E questo fa sì che ci siano dei costi significativi che in questa prima fase sono sostenuti da diverse aziende sostenitrici, però è chiaro che non si può confidare sulla continuità di questa tipologia di intervento e sarebbe opportuno che le amministrazioni, e come ha già avvenuto in Lombardia, l'amministrazione regionale facesse anche suo, almeno in parte, questo progetto e decidesse di sostenerlo in maniera continuativa.